Dallo stadio il Certosa, 19ª giornata dell'UEFA Super League, in campo DLF Ciampino contro Montagnola, la squadra di casa in completa tenuta blu, schiera Siglari in porta, difesa 3, Panimolle, Fiorio e Pelliccio nel centrocampo, Frasca, Filoni di Sant'Antonio, Castagna e De Sisto, le due punte Cornetta e De Rosa, il Montagnola con maglietta bianca, calzettoni e pantaloncini blu, schiera Caranci in porta, Privitera, Gabrielli, Labardi, Lattanzio, Ciolli, Dentici, Camerini a centrocampo, Ruggeri, Guidi e Riva. Attacca subito la formazione di casa. Perde palla a centrocampo, recuperata ora da Filoni, con il numero 66, e torna indietro. Piccioni oggi ha la fascia da capitano, il numero 5 della DLF. Di Sant'Antonio, alza lo sguardo, a centrocampo la recupera Bentice, scambia poi con il numero 10 che è Campoli, che doveva partire dalla panchina anche dalle liste consegnatemi pochi minuti fa, Minuti? Parliamo di 30 secondi 30 fa. Un secondi fa. saluto Campoli da Leo Talusi comunque. era in panchina. Comunque un 3-5-2, quello della DLF, molto contenitivo come al Calcio solito. A te. sbagliato al limite dell'area, stoppata male Camerini, può ripartire allora la DLF di Sant'Antonio, lancio in verticale a cercare la coppia Cornetta di Rosa. Sì, una coppia che non ha fatto tanti gol, la DLF ne ha segnati soltanto 4 o 7 se non vado errato dall'inizio del campionato, è il peggior attacco del torneo e ne ricordiamo tanti anche di errori sotto porta della coppia d'attacco di oggi, soprattutto Cornetta da una parte, Castagna dall'altra. Poi è una squadra comunque la DLF Ciampino che gioca molto più sul contropiede piuttosto che con azioni manovrate, lancioni lunghi a partire dalla difesa, palla lunga e pedalare, insomma, in gergo calcistico molto spiccio. Recupera palla Pelliccioni. Protegge la sfera, poi la perde, la recupera. Allora sulla fascia destra Riva, ma il pallone termina fuori, rimessa laterale. Per il Montagnola, che è secondo in campionato, 16 partite disputate finora prima dell'inizio di questa che è la 19ª, Credo è abbia a dato una punizione però il sì, calcio direttore di di gara. punizione, pericolosissima da lì, altezza della bandierina. Ricordavo 33 punti in classifica, a meno 2 dal Maccabi, ma ancora 3 gare da recuperare. La DLF e il Montagnola DLF ancora a 5 punti dopo 14 partite giocate. Il cross in mezzo, raso terra, spassa fuori la difesa di casa. Sulla tre quarti recupera palla il numero 21 Labardi, lancia in rigore, palla è buona, stop è ottimo, siamo allargati sulla sinistra, il cross in area, Siglari, primo intervento, l'ha bloccata il portiere che gioca con il numero 6. Sì, un intervento non troppo difficile, ma che per un giocatore che di natura non fa il portiere Esatto. è un intervento comunque prezioso e importante. La DLF chiaramente deve cercare di giocare per la sopravvivenza, per non prendere troppi gol o magari anche per giocarla in contropiede e prendere in contropiede la stessa Montagnola, che ultimamente non è in palla. In queste ultime giornate ha preso 5 gol 2 giorni fa, appena 2 giorni fa contro l'Alba Roma in Coppa MIV, perdendo quindi la possibilità di accedere alla finale per un trofeo, e poi si è vista anche scavalcare da un Maccabi che, come mi dicevi tu, in apertura e in pre-gara gioca un altro sport. Cambia gioco qui Campoli, troppo profondo per il numero 2 Privitera. Intanto la posizione di De Rosa, lui che è una punta, un attaccante, sta giocando difensore centrale, anzi quasi mediano davanti alla difesa, il numero 69. Le due punte ora della DLF sono il numero 71 Fiorio, che partiva difensore centrale, e Cornetta, il numero 21. Lancio in avanti sulla destra, buono per Privitera, calcia col mancino, deviazione del numero 24 De Sisto, palla che non è uscita, ora sì, rimessa laterale in zona offensiva sulla fascia destra per il Montagnola, Che che comincia ad attacca, attaccare sì. subito, infatti, dall'inizio della partita, neanche 5 minuti, porta praticamente quasi tutti gli uomini oltre la propria metà campo, ed è Qui questo che perde deve palla per fare. il Montagnolo in uscita, la recupera allora Cornetta, a centrocampo scambia
con Filoni poi ancora corretta, verticale, proprio verso il numero 66, orizzontalmente, va da Frasi che può accostare dentro sul mancino, può anche tirare da lì con il sinistro, tocca ancora per Filoni al limite, perde il pallone, può ripartire solo per qualche istante, anzi può ripartire definitivamente perché ha subito fallo in uscita la formazione ospite in maglia bianca, rossa e blu, stessi colori della DLF, ma con sfumature diverse. Mi chiedo perché l'attaccante non si sia gettato in terra al momento del contatto, perché il rigore poteva anche starci in quel caso, aveva mandato completamente al bar il terzino avversario e non ha neanche calciato, poteva anche provare a sfoggiare il suo sinistro. Attacca ora sulla destra, cambio gioco splendido verso Campoli che può stopparla molto bene a campo, ma davanti a lui c'è Frasca, tunnel su Frasca, ancora Campoli, cross in area di rigore, non c'è nessuno, poi al limite c'era il capitano Guidi che non riuscì a agganciare il pallone, di parte di Sant'Antonio, poi ancora Frasca, scambio indietro con il capitano Pelliccioli che lancia lunghissima a cercare la corsa del numero 21, cornetta anticipato, soprastato, ma a centrocampo la recupera Filoni, scambia ancora sulla destra dove c'è l'avanzata di Frasca, quasi un sombrero su Campoli, palla che termina però ancora per la disponibilità del Montagnola che scambia con Caranci, il numero 1, poi Gabrielli, mentre ha ricominciato a piovere qui all'aeroporto di Centocelle, al campo del Certosa dell'Atletico 2000, scusate, lancio in avanti bellissimo qui, non è fuori gioco, entra in area di rigore, rientra sul sinistro, anzi quasi scivola a rimorchio, arriva il numero 16 Lattanzio, ma l'ottimo intervento difensivo ancora di Pelliccio, gli fa carambolare il pallone verso il proprio portiere che la blocca, però questa era un'occasione, caro Nico, perché è rientrato bene per mettere il pallone in mezzo l'attaccante, non c'era nessuno però che ha seguito l'azione, questo può essere considerato un errore, e poi qui c'era un rischio di autogol comunque forte, perché prendi quella palla, arrivi magari un momento in anticipo e arrivi con troppa foga, considerando che non è neanche un estremo difensore come tuo compagno, un vero estremo difensore come tuo compagno, rischi davvero di fare la frittata. Esce sulla sinistra la Montini Montagnola con il numero 14 che lancia a profondo in area di rigore di testa, ci arriva Panimolle e poi ancora Pelliccioli, la verticale a cercare l'attacco di Fiorio, sbagliato però, può ripartire allora il Montagnola, lancio di Labardi, lunghissimo, buca la difesa e c'è subito il primo gol del Montagnola, minuto 7 e 27, 1-0 per gli ospiti, lancio splendido di Labardi oltre la propria metà campo, lancio lunghissimo in verticale, hanno bucato due difensori centrali, l'attaccante ha stoppato il pallone, se non sbaglio è Riva ad aver segnato, sì è Riva, uscendo Ziglari, ma poi arriva, l'ha bucato, allora dopo 7 minuti, quasi 8, è passato in vantaggio la Montagnola che momentaneamente scavalcherebbe al primo posto in classifica il Maccabi. Però c'è da dire, come sottolineavi giustamente tu, il buco della difesa, sì, che sembrava poter essere l'arma in più forse di questa DLF e che subito si è mostrata per tutte le lacune che ha e che ha avuto in tutto il campionato, e bucando un intervento anche abbastanza elementare dove passa poi Riva che come un fulmine chiaramente tocca il pallone, non gli serve neanche stopparlo, tocca, anticipa Siclari e fa 1-0. Diciamo che le gerarchie adesso vengono già subito rispettate abbastanza, i pronostici sono tutti dalla parte della Montagnola e non si erano neanche sbagliati all'inizio della partita. Di Sant'Antonio gira con De Rosa, centrocampo, lancia in avanti a cercare Fiorio, con il numero 71 che aggancia, sale sulla destra Frasca, palla è per lui, cross di prima sul secondo palo di testa, ci arriva Campoli, può ripartire allora il Montagnola, la sera più di tela, scambia da con Campoli, va via in mezzo a tre, gioco di prestigio di Campoli, poi Camerini a centrocampo, ancora un lancio profondo sulla sinistra, in diagonale di testa, ci arriva Pelliccioni che la prolunga, ne ha rimessa laterale, tre quarti offensiva mancina, rimessa laterale per il Montagnola che scambia con il numero 14 Ruggeri, Campoli, Camerini al limite, in area di rigore Guidi, fermato il capitano del Montagnola, poi ancora Camerini, fermato un'altra volta, e non era male allora
cornetta, scambio con il numero 66 Filoni a centrocampo, si gira, rientra sul destro e serve Frasca. Comunque non era male l'idea della Montagnola in questo caso, passare con un tocco filtrante dentro l'area di rigore, non gli è riuscita in questo caso la giocata, ma non era neanche troppo male, trovando però un'ottima e difesa comunque ben piazzata della DLF, che questa volta non ha bucato l'intervento, è stata concentrata fino all'ultimo. Forse è questo quello che manca a questa squadra, la concentrazione, stare a guardare uomini e pallone. Frasca, rimessa laterale per il pallone di casa, scambia come a Filoni, va via due giocatori, il terzo non lo riesce a superare. Frasca poi la prolunga a cercare De Rosa, che ora non a fare la punta, serve il peso offensivo del numero 69 che inizialmente stava giocando davanti la difesa. Ancora rimessa per la DLF, invece no, no cambio per il Montagnola, ma c'è subito un cambio, perché è pronto, a quanto pare sì, è pronto un giocatore del, della DLF ad entrare, è Gaston, numero 22, il tanto decantato Gaston, invece no, ora si rimette il giacchetto Gaston perché ha cominciato a piovere anche a vento. Sì, ma qui intanto è stata battuta una rimessa il laterale alquanto sì, rivedibile del 14 ora per la DLF con De Rosa. Frasca perde palla, Frasca e può recuperare e può ripartire l'attanzio. Allora scambio sulla fascia dove c'è il numero 10 Campoli, la lascia fuori perché la rimessa è sua, per parte offensiva Mancina, Campoli scambia con l'attanzio, poi gira indietro verso Camerini, tre quarti di campo, si torna al centrocampo da Gabrielli, scambia con il proprio compagno di reparto la Barbi, verticale profonda a cercare il dottore del 2-1-0, Riva che non aggancia, il campo è scivoloso, la palla scivola via e comincerà a diventare sempre più pesante come campo per il per la Montagnola. Il gol dell'1-0 è alquanto vitale, trovarlo così presto, perché poi davvero rischia di trovare un pantano. Trova uno spazio di Rosa per servire Corretta, poi per mezzo a due chiuso a sandwich, ma regolarmente vuole ripartire ancora Ruggeri che scambia a centrocampo con Camerini, Lattanzio, lancio in verticale a cercare Riva, fermato, poi ancora un campanile che intinata di rigore, Frasca può coprire solo un istante perché c'è Campoli sul giocatore del 90, tira Campoli, la patria colossale di Siglari, 12 minuti e mezzo, ha raddoppiato il Montagnola, ma qui lo sbaglio oltre che l'intervento del portiere è di Frasca che ha scoperto il pallone, uno stop in favore del numero 10 Campoli che al limite dell'area ha decentrato un po' sulla sinistra, ha lasciato partire un tiro a giro a mezza altezza, non sembrava così resistibile, ci ha messo del suo Siglari per buttarselo dentro. Ci sono tanti errori da matita blu in questo gol della Montagnola, innanzitutto quello della difesa che lascia, o meglio di un uomo particolare in difesa che è il centrale, che lascia praticamente lo spazio, Panimolle, che ha lasciato lo spazio, si è messo malissimo con il corpo e ha lasciato quindi la possibilità all'attaccante poi di prendere il pallone, di fare una sorta di doppia piroetta mandandolo quindi al bar con qualche mossa di fisico per poi calciare in porta. Poi l'altro errore da matita blu, che vabbè, segniamolo anche come matita rossa, insomma meno grave di quello difensivo di un estremo difensore che non fa quel ruolo, si lascia passare un pallone di certo non irresistibile, palla all'angolino, palla in porta e Montagnola che quindi si ritrova sul 2-0 e si ritrova con una partita in discesa ancora prima di cominciarla. Attacca ancora il Montagnola, lancio in verticale chiuso effettivamente dalla diagonale del numero 88 Panimolle, vuole partire di Sabantoni sul centro sinistra, può andare via di Sabantoni in chiuso da Gabrielli, allora rimessa laterale sarà per la DLF all'altezza del centrocampo sulla sinistra di Sabantoni. E adesso la DLF non si deve scoraggiare perché la partita è iniziata soltanto da un quarto d'ora scarso e c'è tempo per provare a rimontare o per rimettere in piedi una partita, perché i gol della Montagnola sono arrivati su due situazioni, due svarioni difensivi innanzitutto, ma poi qui intanto gran numero qui del 61, del 69, però, scusami. Che vuole, Filoni, palla è buona, lascia in avanti, troppo proprio, non ti importa di Filoni.
si accascia a terra Garanzi con tutta la gamba del mondo, può fare i battiti suoi. Però già la questa parte è un'idea della DLF, questa è già un'idea, perché lanci una palla comunque filtrante a cercare un compagno che non è, che non arriva, che non taglia, che non segue particolarmente l'azione, però già fai capire che non ti arrendi, che non lasci il capochino all'avversario, che come dicevamo poco fa ha trovato i due gol comunque su due svarioni difensivi, e la DLF può rimettersi in partita perché ha le caratteristiche per farlo. Non ha segnato tantissimo in campionato, però lo può fare. Quindi Pellicini rischia, si appoggia in dietro a Ziglari che rilancia lungo di testa la prolunga, Filoni con il collo del piede destro più lontano possibile, Gabrielli ancora sulla disponibilità della numero 66, Filoni che può partire a cerchio di centrocampo, scambia con Fiorio, poi di Sabantone, la sponda e lancia sulla sinistra, sì, non si vede perché il campo è finito, palla fuori, rimessa per la Montagnola che gira in giro con Privitera da Labardi, Gabrielli davanti alla propria rigore, scambia con Dentice, Ruggeri ora può salire il numero 14, davanti a lui sulla sua direttiva c'è il numero 10 Campoli, va centralmente con il numero 9 Guidi che ha toccato pochissimi palloni, poi il numero 16 Lattanzio sulla destra, lascio in avanti di Riva, troppo profondo per la disponibilità del capitano con il numero 9 Guidi. Anche qui non ho nulla da rimproverare a Guidi, che comunque fa la scelta più giusta, crossa, mette un pallone dentro, bello, filtrante, a tagliare completamente la difesa, finché però nessuno taglia, su quei palloni non ci puoi fare nulla, è del portiere e termina sul fondo come è stato in questa situazione. Minuto 16 e 30 secondi, 0-2 tra DLF e Montagnola. E c'è stata una sostituzione, sì, intanto nella DLF. Sì. E dovrebbe essere la prima, dovrebbe essere entrato Gaston come lo vedevamo in precedenza. Scaldarsi. Ora Filoni, per favore scopriremo chi entra, cornetta giusta, si abbassa a destra, lancio in diagonale, ottimo l'intervento di Rivitelli in anticipo, supera anche di Sabantoni, palla a centrocampo, ci arriva De Rosa, entra mandato a scaldare tutti in panchina, allenatore delle Erte, Frasca, di Sabantoni, diagonalmente a cercare Filoni, buca l'intervento Ruggeri, una strada per la fine, spalla alla porta, ancora serve Frasca, con qualche offensiva a destra, al centro della bandierina, cornetta, chiuso, ma da Frasca, passaggio elementare sbagliato, da cornetta. Preso in controtempo qui Frasca, sì, che va da taglia in avanti, il pallone invece era leggermente arretrato, sono errori che si fanno. Qui rischia anche il Montagnolo in uscita, riesce poi Ruggeri a servire Gabrielli, ancora Ruggeri, lascia a Campoli, sulla fascia sinistra, la sovrapposizione numero 14, Campoli non lo serve invece ancora in dietro il numero 19 Camerini che si è abbassato tra i difensori centrali, che bel lancio in verticale di Dentice per Riva, tutto fermo però, si alza la bandierina, fuori gioco millimetrico nella nostra postazione, il numero 18 Riva, l'autore del gol del momentaneo 0-1. Però osserva lo strano pressing degli uomini di casa che vanno in massa a pressare In zona difensiva, chiaramente per la Montagnola, quindi con gli attaccanti e con qualche centrocampista. Come l'Olanda di Cruyff. Esatto, e poi una volta che invece gli avversari si avvicinano al centrocampo, cominciano invece a dileguarsi, a sistemarsi per difendersi, ecco. È uno strano modo di fare pressing, ma che probabilmente non serve a molto finché lì davanti, diciamo, non mandi il pressing non solo sul portatore di palla, ma anche sulle possibili ricezioni. Messa a battuta ora per De Rosa che stoppa il pallone malissimo e regala la rimessa dal fondo a Caranzi, che non ha visto ancora un pallone depositarsi quantomeno nella propria area di rigore. Scambia con Gabrielli, Labardi può salire ora l'avanzata del Montagnola, centrocampo scambia con Dentice, Privitera poi numero 2, torna ancora indietro da Gabrielli, giro palla tra i difensori, tra i quattro difensori della Montagnola, zero pressing finora in quella parte di campo della DLF. Camerini si abbassa tra le linee riserve il pallone Guidi, ancora Camerini, bella palla sulla fascia destra per Riva che è Mancino, la rientra sul sinistro, sì, intanto è Gaston ad essere rientrato, il numero 22 che dal posto
di Desisto c'è, dopo scopriremo al posto di chi è entrato Gaston, ma qui sbaglia proprio Gaston, la diagonale offensiva, lancio sulla sinistra, c'è Ruggeri, chiuso da Frasca, forse con un braccio, Frasca poi torna indietro. Da non Zingaro. È da VAR però perché era fuori dall'area di rigore. E, su qui, e qui mi salvo io, perché a portare il VAR sarò io, nel caso Frasca. In cui dovesse. De Rosa, può salire numero 69, bella palla, scucchiaiata per Cornetta in anticipo. C'è il numero 21, la VAR, ottima diagonale difensiva. E poi fa carambolare il pallone proprio su Florio. E quindi la rimessa laterale sarà per la Montagnola. La batta andrà a Ruggeri nella zona all'altezza della bandierina, alla sinistra del portiere Caranci, lancio lungo. Stoppa con il petto il numero 16 Lattanzi, la prolunga Guidi, Panimolli, non c'è nessuno. Dentice, ancora lui, che abbassa dai centrocampisti, dicevi il lancio profondissimo in diagonale, splendido di Ruggeri, a sedere riva, uno contro uno contro Desisto, dietro sul mancino, poi l'area di rigore, palla che passa, Guidi, 3-0, splendida l'azione da una parte all'altra e al minuto 21 arriva lo 0-3 per il Montagnola, ricapitoliamo Ruggeri, cambio... un calcione che ha cambiato fronte di gioco dalla sinistra verso destra, il taglio di Riva che ha puntato il numero 24 di Sista, ha messo il pallone nella rigore in mezzo, l'ha ciccato un giocatore del Montagnola, deviazione. Io credo sia stato fatto apposta, sì, esatto, una palla, una sorta di velo che però è stato colpito, una deviazione che poi ha spiazzato completamente la difesa, esatto. Con poi Guidi che si è ritrovato lì a tu per tu col pallone lì, quei palloni non li sbaglia Guidi, e col piattone la manda all'angolino, questa volta Siglari non può davvero farci nulla. Altro doppio cambio per la DLF, perché è uscito di Sabantonio, ora Frasca è andato a sinistra e vediamo chi è andato al posto proprio del numero 25 che in teoria è un mediano. Allora si abbassa nuovamente De Rosa nella linea dei mediani, però difende male la DLF, troppo male contro una squadra che comunque fino a ieri 91, quindi ecco il doppio cambio, è entrato Pretelli, sì. Che calcio subito in porta da 40 metri, la palla che in qualche modo è uscita. Poi una sorta di tiro, sì, poteva essere un tiro. Il terzino destro, se non sbaglio, è a Bagnara, sì, numero 89. Certo, però vedere una partita che al 22esimo, quasi 23esimo, è già sul 3-0 per gli avversari può veramente essere una mazzata per una squadra che già segna poco, che è nei bassi fondi della classifica in questo momento. Sì, in questo momento ancora. Giocherebbe i play-out, credo, con la terz'ultima. Il Montagnola con Campoli. Dentice. Ancora Campoli. Centro-sinistra, scucchiaia in area di rigore, di testa, ci arriva Guidi, poi il pallone arriva tra le braccia di Siglari. E qui l'hanno braccato in due, sì. Ma era da solo, ma era da solo Guidi. Il fatto è quando la Montagnola attacca in massa, che la difesa si posiziona male, prende male, legge male le situazioni. Per esempio nel gol del 3-0 c'è stata una lettura sbagliata dei centrali, perché sono andati tutti sul primo uomo, che ha toccato quella palla e ha lasciato completamente solo Guidi, che poteva quindi arrivare zona tiro e tirare. Esattamente, rega la palla fino al Montagnola con Campoli, 3 contro 4, ancora Campoli, lancio in verticale, passaggio per Guidi che però stoppa male il pallone, circondato da due avversari, commette fallo Guidi. Sì, commette lui fallo, perché ha probabilmente allungato il piede. In uscita ma poi la recupera, il lancio in avanti, buono verso Fiorio, però... la Bardi in anticipo, poi serve il Caranci, serve Gabrielli, Ruggeri centralmente si appoggia da Dentice e siamo già sull'altra fascia dove sale i primi terapi, il numero 2 verticale verso Riva, la prolunga Riva e la rimessa se l'è guadagnata il numero 18, rimessa laterale allora per il Montagnola, minuto 24 del primo tempo, già siamo sullo 0-3 per il Montagnola, che paradossalmente ha attaccato solo tre volte e tre volte ha segnato per tre svarioni difensivi della DLF. Forse il terzo non lo considererei un grandissimo svarione, semplicemente un errore di lettura, come sì, dicevo in precedenza.
Però è chiaro che quando lasci e regali questa opportunità a una squadra che fino a ieri comunque era al primo posto saldo della classifica, poi nelle ultime partite, nell'ultima uscita ha avuto qualche piccolo grande calo. Il più grande è stato il 5-0 non in campionato ma in coppa, un'eliminazione che comunque brucia in semifinale ad un passo dall'ultimo atto di una coppa comunque da portare a casa. Chiaramente e a livello psicologico ha lasciato davvero tanto all'interno di questa squadra, quindi intanto Tanto c'è rimane a un terra, infortunio, sì, Filoni ma addirittura mette credo ancora siano male. crampi. Sì, crampi per Filoni, la partita iniziata da 25 25 minuti. minuti. Fa Ma molto si vede freddo, che diciamo, però la squadra si vede che è una squadra che non gioca da tanto, perché per una volta non si è presentata contro il Maccabi perdendo 3-0, non gioca una partita da forse quasi un mese, credo, la DLF. Credo che l'ultima partita sia stato il 5-0 subito alla Borghesiana contro la Lokomotiv, dopo aver comunque perso 3-0 in casa contro lo Janus e aver perso comunque le restanti partite. La DLF non vince in campionato dalla partita contro il Flavio di inizio dicembre. Lancio in verticale a cercare Riva, copertura ottima questa volta del numero 90 Frasca, che ha cambiato fascia. Dicevo, il pallone Frasca proprio da Ciclarini. Lancio in verticale, non c'è nessun compagno da servire. Quando non hai schemi, quando non hai idee, fai questo, cerchi di dettare una verticalizzazione. Qui invece vedi, anche sbagliando Ecco, anche il comunque. primo sbaglio del Montagnola. Ma anche sbagliando, la Montagnola comunque gioca palla a terra nonostante la pesantezza del campo. E questo è sintomo di grande coraggio comunque, sinonimo di grande coraggio per una squadra che merita la posizione di classifica che ha. Gaston a vuoto su per Primitera, che scambia con Denti, ci alza lo sguardo il numero 8, stai sotto Ruggeri sull'altra fascia, scambia con Guidi, perde il pallone per la seconda volta, quindi deve ripartire Cornetta. 3 contro 3, Cornetta, Gaston e Fiorio, perde il malato, Cornetta sono il primo giocatore da saltare, e se lo beve la Barbie a Cornetta, il povero Cornetta, uno contro tutti. Campoli con il tacco, nuovo di prestigio, Ruggeri centralmente, palla che passa, ci arriva però a Bagnara, lascia le mani, ancora Cornetta, tecnicamente uno dei migliori Cornetti in mezzo al campo, poi De Rosa regala ancora palla alla disponibilità del Montagnola, che sembra quasi essersi fermato dopo lo 0-3 negli ultimi Possesso 20 palla, minuti, palla gestisce, esterna, ma esatto, gestisce anche le energie. sì, Si partita gioca ogni lunga. 3 giorni, anzi ogni due, e si arriva sempre rimaneggiati con un uomo in squadra. Oggi la Montagnola non ha neanche Alessio Rossi. L'attacco, alza lo sguardo, serve sulla destra ancora una volta l'avanzata di Riva, stoppa il pallone uno contro uno contro Frasca, Riva la mette l'appoggio di Campoli, che non si capisce con il suo compagno, ha fatto il velo Campoli, può ripartire allora Cornetta, scambia con Gastone, il numero 22, può salire l'esterno sinistro, ancora Gastone si dimentica, non ha del pallone. Poi la scarica, sua Bagnara, Cornetta ancora, può calciare dai 20 metri, Cornetta si ferma, c'è nessuno da seguire, poi ovviamente perde il pallone Cornetta. Può ripartire allora il Montagnola, lascia ancora spandito in verticale a cercare ancora l'avanzata di Riva, che entra in area dalla destra, Riva, tutto solo Riva, piazzato, 4-0, 28 minuti e 25. Non c'è Non c'è storia, storia, no, no, no. non c'è Con partita, tre non c'è. passaggi Leo entrano in porta i giochi del Montagnola. Esatto. Tre E verticali, tre tre gol, verticali, cioè poi veramente. considerando che la DLF difende a centrocampo, Sì, in praticamente questa sì. situazione ha difeso a centrocampo e c'è stato un lancio perfetto, filtrante, basso, con i giri giusti, che quindi ti buca completamente. Non c'è, c'era un centrale difensivo della Montagnola e non erano in contropiede della DLF, pardon, e la Montagnola non stava giocando in contropiede. Sì, lancio, ripetiamo il gol, lancio raso terra tra parentesi, Sì, esatto. il numero 16 Lattanzio, che ha tagliato fuori tutti, praticamente tutta la difesa e il centrocampo della DLF, lancio in avanti splendido, ricordiamo anche se è raso terra, Riva in diagonale, ha stoppato il pallone, è entrato in area di rigore tutto solo per Questa il volta Riva mancino, non ha esatto. stoppato il pallone, ha preferito
aggiustarselo meglio e poi davanti a Siglari essere freddo. Ancora più implacabile, esatto. Gelido, neanche freddo, gelido. Ma è un giocatore straordinario, secondo me, Riva, davvero. Un esterno, uno degli esterni migliori dell'EFA Super League, secondo me. Un Sigari impassibile, perché ha visto entrare in zona offensiva quattro volte il Montagnolo e quattro volte ha segnato la squadra. Molto cinica finora. Ma è sempre stata una squadra cinica la Montagnola. Soltanto nelle ultime partite è stata a corto di gol. Mi viene in mente la partita contro il Sopata, che tra l'altro oggi è arrivata la notizia ufficiale, si è ufficialmente ritirata dal torneo. La Montagnola vinse 1-0 col gol di Alessio Rossi al minuto 9 di recupero. L'ultimo secondo, all'89esimo finì quella partita. E segnò Rossi in contropiede con il sinistro. Perciò è una squadra comunque cinica, che tante volte è riuscita a vincere 1-0 sprecando tanto, ma quando gli capitano delle palle gol nitide davvero fatica a sbagliarle. Ma ha degli attaccanti straordinari, Guidi da una parte, poi Riva che gli fa da supporto sull'esterno ed ha un mancino davvero incredibile. Poi Riva sa tirare, sa calciare sia col destro che col sinistro. Contro la Lokomotiv praticamente fece una partita straordinaria il 18. 10 minuti al termine del primo tempo, ribadiamo il parziale di LF 0, Montagnola 4, troppo a Montagnola, troppa differenza in campo tra le due squadre. Esatto, la differenza tra le due squadre, la differenza del modo di difendere, la differenza nel modo di gestire il pallone, di creare un'azione manovrata, perché da una parte si creano ogni azione, ogni occasione è data da un'azione manovrata. Dall'altra lanci lunghi e pedalare, dove però non pedala nessuno fondamentalmente. Ruggeri a centrocampo con Camerini, poi scambia e torna indietro da Gabrielli, giro palla. La Bardi sale il numero 21, larga su Privitera. Poi Dentici alza lo sguardo, cambia gioco, c'è cornetto sulla traiettoria che con il tacco va via un avversario. Scambia con Abbagnara. E lì rischia cornetta, perché se trova un avversario me la manda in porta. De Rosa con il mancino a servire nessun giocatore in maglia blu. Poi Privitera può recuperare la sfera e può ripartire un'altra volta in Montagnola, che gira con la Barchi. Gabrielli, Dentice, ora Ruggeri. Può salire il numero 14. Alza lo sguardo, invece in verticale arriva il taglio del capitano di Guidi, che tocca il pallone in addietro, forse subisce fallo, sì. Il fallo è proprio di Pelliccioni, del numero 5, che quarto offensivo mancina. E occhio ai saltatori adesso, laterale, esatto. A meno che non vadano corti, perché comunque sono già in vantaggio di 4 gol, la partita è già in ghiaccio, in cassaforte, anche perché non si è vista la reazione della DLF, ma non si è vista proprio la DLF entrare in campo. Non si è vista neanche entrare in campo, sul punto di battuta c'è Campoli, con il numero 10, con il suo destro a rientrare. Che poi è una ricorsa strana. Potrebbe anche andare in porta. Esatto, dovrebbe andare in porta. C'è Siglari comunque. Ne mette due in barriera Siclari. Si fida molto di se stesso. Vediamo un po'. Calcio ad esterno. La palla addirittura sembrava un cross. Sì, era un tentativo di palla in mezzo. Con l'esterno. Alla Roberto Carlos, sì. Alla Quaresma, forse, quasi una, esatto, trivela. Alla Quaresma, l'acconciatura è quella. Mi vede un po' meno. L'acconciatura è quella, è bellissimo, caro Nicolò. Sperando non si offenda nessuno. Chiediamo scusa a Campoli, abbiamo parlato Roberto Carlos, cioè. Assolutamente. Di certo non si deve offendere di quello. Il numero 2 centralmente si appoggia a Camerini, può salire ancora dall'avanzata della Montagnola. Guidi tra le linee, ancora Camerini, ancora scambia con il numero 9 che va via, gioco di prestito, scivola, non c'è fallo, può ripartire. Allora il DLF, cornetta, fermato, ma in qualche modo è riuscito a passare. Cornetta ancora, da 30 metri, larga sulla sinistra. Può metterla dentro, il tiro cross, ha segnato la DLF, incredibile, il gol di Fiorio. Questo è un gol importante, perché la DLF non segnava una partita ufficiale, non so da quanto tempo. Non segnava da novembre la DLF, non segnava da Flavio
contro DLF dall'1-2. Incredibilmente, a 6 minuti dal termine del primo tempo, ha segnato la DLF. Ma ha segnato qui, Fiorio. E qui c'è stata un'azione manovrata finalmente della DLF che in contropiede, sì, che in contropiede gestisce alla perfezione la situazione di vantaggio, perché era una sorta di 4-3. Qui mi meraviglio della difesa della Montagnola, sì, no, che non è rientrata a sufficienza. Pallone sull'esterno di Cornetta, che poi va al centro dell'area di rigore, dove arriva Fiorio che si avventa sul pallone come un falco. La difesa lì sta anche un po' a guardare, perché quella palla non deve neanche permettersi di arrivare a uno come Fiorio. La palla quindi buca l'estremo difensore, fa 1-4. È un gol inutile, ma che comunque può dare davvero forse speranza per il futuro a una squadra che si attacca giocando il pallone, palla a terra, davvero può anche far male. È questo il paradosso. Potrebbe far male la DLF, come in questa occasione, dopo pochi istanti fa, a 4 minuti e 30 mancano al termine del primo tempo, scoppiettante, perché abbiamo visto 5 gol. DLF 1, Montagnola 4. Avanza Camerini, serve Ruggeri, anticipato però da Abbagnara, palla per Guidi, scivola, palla buona di punta addirittura Guidi, fuori, mentre scivola a terra l'autore dell'assist, Frasca se non sbaglio. C'è Frasca a terra. Sì, era Frasca. Sì, Frasca ha messo il pallone in mezzo. Ma lo davo prima quando Era nominato... Panimolle l'altro dell'assist, perché riconosco dalla... Addirittura Panimolle, da centrale difensivo, sì, si è buttato a fare l'esterno e a mettere il pallone dentro. Riconosco dallo scaldamuscolo bianco. Io rimane a terra, non l'ho tanto. Sì. Noi approfittiamone per ricordare un po' quali sono i prossimi eventi dell'EIFA Super League, perché ce n'è uno domani in particolare, perché c'è Maccabi contro Lokomotiv, ed è quella gara che manca al Maccabi per poter completare il ciclo e soprattutto tornare sopra la Montagnola, che in questo momento l'ha di nuovo superata in classifica, quota 36. Il Maccabi è a 35 punti esattamente. E domani si gioca una bella fetta di scudetto, il Maccabi contro la Lokomotiv Casilina, che è una squadra comunque in ripresa, che nel girone di ritorno ha fatto davvero molto bene, tranne in qualche situazione come per esempio lo scivolone in casa della Real Miami in quel pirotecnico 6-4, poi comunque vendicato la settimana successiva. E domani poi vi ricordiamo che Maccabi Lokomotiv di domani non sarà l'unica sfida tra di loro nel giro di una settimana, perché settimana dopo ci sarà l'altra semifinale. Bella palla intanto in area di rigore per Guidi, che aggancia il pallone in mezzo a tre, poi scivola in area di rigore attaccato da Pelliccioni. Sì, dicevo, per poi guarda palla Pelliccioni, attenzione, rischia qui e va via, gioco di prestigio del numero 5, che poi sbaglia l'orizzontale, può recuperare la Montagnola ma stoppa male il pallone Campoli, palla che però non esce, la recupera il numero 88 Panimolle. Per concludere al massimo, proprio concludere velocemente, il più velocemente possibile, domani sarà soltanto gara 1 tra Maccabi e Lokomotiv, perché si risfideranno tra una settimana per la semifinale di Coppa MIV. Mentre recupera ancora quasi al limite dell'area il numero 19 Camerini, che poi gira su Privitera, scambia con Addentis e poi Riva, il piattone apre troppo e finisce il campo, rimessa laterale. Allora sarà per la DLF, forse quel gol ha dato un po' fiducia alla squadra, che prima ha fatto un intervento difensivo importante. Esatto. Lancia ancora in avanti Di Nero, sta cercando la corsa del numero 21 Cornetta, troppo lungo. Caranci ci arriva, può ripartire allora Gabrielli, cambia centrocampo con Campoli, cambia ancora gioco, dove c'è sempre il solito Riva che apre, che con il piattone, torna indietro Primitera, lancio in verticale, scambio di Guidi, la sponda verso Campoli, chiuso da De Rosa in compartecipazione con il capitano di oggi Pelliccioni. Centrocampo gira ancora la DLF, ancora De Rosa, alza lo sguardo, scambia sulla sinistra, sale Gaston, non arriva sul pallone, non ci arriva nessuno in realtà sul pallone, è finito il campo e sta quasi anche per finire, sta per finire il tempo. Siamo a 1 minuto e 20 dalla fine. Credo che il recupero ci sarà, perché comunque abbiamo visto 5 gol. Qualche sostituzione. Qualche sostituzione, 3 l'abbiamo viste nei primi 20 minuti per la DLF, mai vista una cosa del genere dopo 20 minuti. Però doveva cambiare sicuramente qualcosa e qualcosa sta accadendo, perché comunque il gol, quantomeno della speranza, della bandiera, chiamatelo come volete, l'è riuscita a fare, è riuscita a segnarlo. La DLF con il numero 71 Fiorio, che pensate che in partenza era
schierato come difensore centrale e sta giocando punta. Campoli può ripartire al centrocampo, si cambia con Ruggeri, numero 14, ancora in dietro per Campoli. Camerini, ancora Campoli con tutta la calma del mondo, torna ancora indietro dal numero 21 Labardi, poi Primitera sulla corsa per Riva. Bella il cross in mezzo, c'è Guidi che non la stoppa, troppo lungo il pallone, ma l'arbitro con 10 secondi d'anticipo addirittura, noi siamo rimasti un po' stupiti, manda le squadre negli spogliatoi. E allora al termine dei primi 39 minuti e 50 secondi, DLF 1 Montagnola 4. E noi torniamo tra poco, ci prendiamo una pausa.
sta ricominciando il secondo tempo al Atletico 2000. Ribadiamo il parziale delle F1, Montagnola 4. Zero cambi finora per il Montagnolo, adesso vedremo se nel secondo tempo scendere in campo qualcuno delle riserve. Beh, diciamo che ha anche due sostituzioni, perché uno di questi è il portiere di riserva. Sta scaldando infatti a bordo campo un componente della panchina della Montagnola, mentre è ricominciata in questo istante DLF Montagnola Primitera. Tocca al secondo pallone in questo secondo tempo. Cambia con il numero 21 Labardi, poi Gabrielli, compagno di reparto. Camerini, qui rischia l'attanzio, si appoggia ancora in dietro. Camerini, poi Dentice, alza lo sguardo, se le Primitera sono una posizione ottima del numero 2, che può anche crossare, non c'è nessuno in area, va allora corto dal numero 18, che calcia a giro, il numero 8, c'è cioè Prato Dentice, alla corte. Prima azione pericolosa del secondo tempo, la marca bianco-rossa blu. Mentre è rientrato in campo il numero 24 De Sisto per la DLF. Ed è uscito l'acciaccato Panimolle. Un Panimolle in difficoltà nel primo tempo, qualche errore di troppo che è costato due gol su quattro alla DLF. Forse, poi comunque ricordiamo, la DLF è tornata a giocare dopo quasi un mese di partite non disputate. Ci sta che un giocatore comunque come lui, che ha qualche anno insomma, possa rimanere acciaccato. Labardi, Panimolle, scusate, Labardi, Primitera, ancora Labardi, la verticale, buona per Riva, riesce a girarsi solo per qualche istante, poi serve Campoli, ansia arriva con l'esterno, troppo lizioso, qui arriva, perde infatti il pallone, può recuperare palla il numero 91 Pretelli, che riesce a compiere un ottimo lancio di munizione per far respirare e far salire i suoi. A battere andrà Capitan Pelliccioni, lancio in avanti a cercare Gaston, arriva invece con la testa il numero 71, autore del gol del 4 Fiorio, credo fiducia ai suoi, cross in area di rigore, più un campanile che un cross, la blocca infatti Caranci. Poteva anche tirare Castagna, sì, però, perché sì, era al limite dell'area e un po' di spazio gli si era creato, perché i difensori della Montagnola non accorciano molto spesso, soprattutto in questi casi. Qui intanto la palla sembrava uscita, Primitera sbaglia l'uscita e allora la rimessa sarà per la DLF. DLF, mentre è entrato anche il numero 96 di Iorio per la DLF di Sabantolo, poi lancio in avanti, sbagliato. Comunque mi devo correggere, devo chiedere scusa, la DLF ha giocato una partita recentemente, settimana scorsa, contro l'Unione Ferrovieri, sì, il derby, però comunque è la seconda partita che giocano dopo essere stati praticamente fermi quasi un mese, insomma, il succo era quello, era per dire quello, comunque la stanchezza ci può stare. Dentice riparte da dietro, si appoggia ancora al numero 8, lancio in diagonale a servire il terzino Ruggeri, che perde il pallone, ricomincia allora la DLF. Pelliccioni di Sabantonio scivola con il giocatore della DLF a cornetta, che non subisce neanche fallo. Si fermano in campo i giocatori della Montagnola. L'arbitro non ha fischiato in realtà, infatti il gioco è buono, si può proseguire. Labardi si abbassa, Dentice tra i centrali, ora avanza. Primitera scatta sulla fascia, servito ora da Dentice, la buca Gaston, poi ci arriva col fisico e la fa sua, poi liscia il pallone. Bella palla in avanti di Campoli sulla sinistra, in area di rigore, uno contro uno, Camerini e Pelliccioni. La prolunga, rimessa laterale per la Montagnola. Ruggeri, Camerini, cross in area di rigore, ci arriva Gaston, ora Fiorio, sa che fare con la sfera, si appoggia al numero 24 di Sisto, poi Pelliccioni ancora,
alza lo sguardo, pronto a lanciare, invece va corto di Sant'Antonio, va di Sant'Antonio in una verticale, ancora di Fiorio, la sponda di Fiorio per il numero 91 Pretelli, palla ancora verso Fiori che può calciare con il mancino, va a deviazione di una difensore, palla ancora buona però per l'avanzata del Montagnola con il numero 18 Riva, prega doppietta, lancia in avanti a cercare il numero 10 Campoli, fuori gioco, fuori gioco, sì. Si sembrava partire al di là qui. Partire al di là Campoli. Campoli. Però bene la Montagnola in questa fase, perché deve cercare di contenere le energie, sì, però mantenere. Qualche azione deve anche pur farla. E il modo migliore per gestire le energie senza perderne troppe è proprio quello di fare queste azioni. Due tocchi e poi palla in verticale, possibilmente non alta ma bassa, filtrante, con passaggio dettato dagli stessi esterni, in questo caso Campoli, che però è partito al di là. Pretelli subisce palla a centrocampo e si incarica della battuta, prende una strana rincorsa, forse andrà in porta da lì Pretelli. Molto difficile. Non so cosa aveva in mente Pretelli, fatto sta che comunque guadagna una rimessa laterale. Di Iorio a battere, quel numero 96. Lascia però il pallone a Pretelli. Va da Castagna, stoppa il pallone, Castagna in mezzo a due, riesce ad andarsene e gira sulla destra, stoppa bene il pallone a Bagnara, va via un giocatore, scambia ancora con Castagna che si muove tanto in mezzo al campo, poi Frasca va via, può crossare, la palla è buona, in mezzo, non ci credo, per la doppietta ci era andato, ancora Fioio, non l'ha presa, incredibile, buco ancora difensivo della Montagnola, il cross, sì, ottimo, esatto, di Frasca in spaccata, ci è andato Fiorio ma non l'ha preso, non è riuscito a replicare le sue gesta nel primo tempo, e questa è una grande azione, hai le mani nei capelli anche tu, perché questa, sì, davvero perché poteva essere un'occasione importante, poteva entrare in partita la DLF, noi ci crediamo, la DLF si vede comunque nelle partite che ha disputato, che prova comunque a giocare, a cercare quantomeno il gol, oggi c'è riuscita, e occhio che adesso c'è calcio d'angolo, calcio d'angolo, primo calcio d'angolo del match, battuto da Di Sant'Antonio, male, può ripartire allora Riva, in mezzo a due, va via Riva in velocità, straripante numero 18 con l'esterno sinistro a cercare in area di rigore Campoli, che supera in qualche istante Pelliccioni, che poi in scivolata fa un ottimo intervento, prende il pallone e prende anche la caviglia, però la del Montagnola, anche se per terra, infatti rimane Campoli contuso alla botta con il chissà migliore. Se ci sarà il VAR, ma non credo lo vogliano richiedere. Beh, sono 1-4 l'intervento comunque da noi, ci sono state situazioni in cui è stato chiamato il VAR in a risultati magari parzialmente o totalmente acquisiti, anche su un risultato di 3-0 per l'avversario sono andati a richiedere il VAR un minuto dalla fine per un calcio di rigore. No, si può proseguire. Primi tempi. Riva, ancora lui terra, con lo stinco. Non si intendono i due. La recupera Gastone per qualche istante. E poi fa carambola e pone su Riva. Che rischio per la macchina che è già vicino al campo. E pensavo che una fosse la tua, perché il colore è rosso. Fortuna l'ho parcheggiata lontano. Infatti regola numero uno, parcheggiare sempre lontano dai campi in cui si disputano partite in cui i lanci lunghi sono all'ordine del giorno. La palla addirittura viene lanciata e non torna in campo, quasi si perde quasi nella piscina. Beh, si può continuare, io non posso andare a prenderlo. No, neanche io. Bagnerei tu. Solo se mi chiama il VAR andrò a... Tanto è arrivato la palla. Il pallone è arrivato. La rimessa d'area sarà per gli DLF con Gaston pronto a mettere. Di testa la prolunga verso Cornetta. Bella lancio sulla sinistra dove c'è l'autore del gol Fiorio. Chiuso. Dalla Bardi. Poi Fiorio, l'ultimo a toccare. Allora, è lui. La rimessa. È per la Montagnola, minuto 49, è iniziato da quasi 10 minuti il secondo tempo, mette pronto il primo cambio per il Montagnola, vediamo un po' chi uscirà, esce Dentice. E si toglie la fascia da capitano? Ma Gabrielli è uscito il centrale di difesa numero 5, Gabrielli, sì, Dentice è quello qui, vediamo allora chi entrerà al suo posto. Mentre Primiterra
calcio in avanti, ancora a cercare il Riva, Campoli sguiscia il pallone, la riprende però ancora Campoli, molto tecnico, con il numero 10, scambia ancora con Privitera, lancio in avanti, con il mancino di testa, c'è Riva, di Sabantoni, poi Pretelli a centrocampo, verticale verso Cornetta, chiuso, può ripartire allora il Montagnola, arriva. Che qui è bravo ad aspettare e non andare con la fretta. Denti si allarga sulla sinistra, dove c'è la panza. Può andare, scivola, ancora buona, fallo sul Dentice. E occhio che qui si può anche andare in porta. Anche calciare da lì, sì, sì. Più che altro per chiudere definitivamente il discorso. C'è Camerini, credo, sul punto di battuta. E chissà, forse... Anzi, no, Guidi, il capitano. Guidi. Quindi prenderà la sua bella rincorsa lunga per andare al tiro. Infatti, guarda, ne ha messi... No, ne mette sempre due, comunque. Sigleri. Ci sono tre sul punto di battuta. Ora uno si allontana, era lui che si è allontanato. Rimangono Dentice e Guidi. Prende la rincorsa. Breve, però. Va comunque in porta, palla alta. Si va contro, pronto al rinvio. Intanto si è calmata la pioggia, quantomeno. Non dovrebbe piovere più qui al campo dell'Atletico 2000. Sigleri va per la rincorsa, lascia a Pelliccioni con tutta la calma del mondo. Non l'ho mai capita io questa soluzione anche nel calcio professionistico. Di testa arriva la Bardi, la prolunga sulla destra, dove c'è Riva anticipato per la numero 24 di Sisto, che rischia, va a terra e subisce palla, conquista un attimo calcio di posizione da difensiva di Sisto. Bravo. Altro cambio intanto per il Montagnola. Esce il numero 10, Campoli, che ha speso tanto ed ha fatto comunque una gran partita, più nel primo tempo che nel secondo, perché nel secondo la Montagnola si è vista molto poco, ma come un po' tutte e due le squadre, insomma. Diventa l'altro Lattanzi. Pretelli sulla tre quarti, chiuso, ottimo intervento del nuovo entrato che recupera la sfera, arriva, può ripartire il Montagnola, mezza due, Riva sguiscia e va. E poi butta il pallone fuori. Butta il pallone fuori perché c'è stato l'intervento di Basile su Gaston. Che non è quello della Bella e la Bestia. Ci teniamo a. No, a specificarlo. A specificare. Anche perché forse non sarebbe qui. No, non credo. Sarebbe a vicino Lampari. Bello. Sì, ci stava, è un momento di. Per sdrammatizzare una fase abbastanza spenta della gara. Iniziato da 13 minuti il secondo tempo, mentre io sto quasi perdendo la vita perché sono andato a mettere un piede dove non c'era il pavimento. Ma tutto bene. Tutto perché bene. Siamo sulla tribuna chiaramente del Monaldo Catena, cari amici di YouTube, e lo potete immaginare se siete stati già al Monaldo Catena a vedere una partita della DLF. Chissà se c'è qualcuno da casa che sta seguendo la DLF. Chiediamo ai nostri ascoltatori di battere un ciglio, di farsi sentire in questo momento, e anche magari di dirci fino adesso chi è il vostro migliore in campo. Desisto. Gira su Pelliccioni, in avanzata offensiva, ci prova in qualche modo la DLF, lancia in verticale, bene per la prolunga il numero 91 Pretelli, a cercare il numero 71 Fiorio. Spara la porta, riesce in qualche modo a girarsi sull'Attanzio. Scambia ancora con Frasca, poi l'ultimo a toccare, anzi no, rimessa sarà proprio per la DLF. Di Sabantoni, può calciare da lì, perché non calci Di Sa? E può ripartire. Si diventa faziosa però la telecronaca, Nicolò. Bisogna. Professionalità. Lanci in avanti per la Montagnola. No, mi dispiace tanto per questi ragazzi, perché comunque si allenano, questo è il Covid, hanno tanti positivi in squadra.
sono due partite nell'ultimo mese, sono ancora 5 punti, però ci provano. 5 punti racimolati tutti nel girone esatto, d'andata. Tutte le prime partite della stagione. Tutti nel 2021. Esatto. Fanno un punto da oltre 3 mesi, quasi 4. Sì. Da dopodomani siamo già aprile. Quanto vuole il tempo quando ci si diverte? Sì, intanto la Bardi gira su Basile. Ruggeri prende ancora a centrocampo con il numero 19 Camerini. Poi ancora la Bardi. Primi terra. La Bardi. Sbaglia la Bardi. La verticale di Sabantoni la recupera solo per qualche istante. Ora sì, di Sabantoni ne scivola, la prolunga. Frasca. Pretelli, ancora Frasca, può correre il cross in mezzo, arriva in questo istante, Frasca, e sul tiro! Rimessa laterale. E questa era un'azione importante però per la DLF, che finalmente ha capito forse come deve approcciare le partite e come soprattutto deve giocare la palla a terra. Tanti piccoli passaggi per poi innescare la corsa dell'esterno e andare al traversone. In questo caso c'è stata una conclusione e questo forse è un gol anche abbastanza divorato per la squadra di Sinagoga. Ha avuto la DLF le occasioni per rientrare in gara, mentre qui attacca, perde il pallone però il Montagnolo. Ancora Pelliccioni, uno dei difensori più forti in questo campionato, purtroppo ancora a 5 punti la sua squadra. Là il tiro, anzi, di Sabantoni fuori. Sta mettendo il muso fuori dal finestrino, sì, però la DLF sì, in questo secondo ci tempo. Sta provando due conclusioni divorate, secondo me, a mio parere. Uno di Fioio, una appunto questa di Frasca qualche istante fa per rientrare in partita. Primità intanto va chiuso da numero 96 di Fioio, che va a terra contuso. Lascio in avanti, è buona sulla destra, si può distendere Riva. Uno contro uno contro Pelliccioni. Riva va sul mancino del suo piede forte, ma qua sul destro. Cross in area, secondo palo con il petto. Arriva il 5-1. Il gol del Montagnola. Allora qui è praticamente finita. Al primo vero affondo della Montagnola del secondo tempo segnano, ma qui Riva fa una cosa straordinaria. Sì, sì, sì. Manda al bar il terzino avversario Pelliccioni, gli fa una finta, la manda sul destro che non è neanche il suo piede. Crossa un pallone perfetto, perché da lì è difficile. O meglio, non dovrebbe essere difficile per un calciatore comunque degno di nota a mettere un pallone in mezzo. Mette coi giri giusti, con la forza giusta per l'arrivo poi dell'attore del gol, che è stato, ricordami... Dentice. Se non sbaglio, è dentice. Che con il petto dentice. Mette in fondo al sacco il pallone. 5-1, che è un punteggio forse troppo pesante per una DLF che davvero, come stavamo dicendo qualche secondo fa, ha messo il muso fuori dal finestrino. Intanto è uscito il 96 sì, che zoppica vistosamente. Per la DLF. Ed è il secondo 5-1 subito in casa in campionato dalla DLF, quello, dopo quello contro il Maccabi. E le prime due della classifica, 2-1-5, risultati molto molto pesanti, che comunque fanno capire che il livello tra delle due squadre è completamente diverso. E c'è un abisso, sì, anche. Decisamente. Ricordiamo che comunque la DLF ci ha provato a rientrare in partita sul 1-4, un gol divorato da Fiorio, il secondo mangiato da Frasca sul ribaltamento di fronte alla prima vera occasione della Montagnola in questo secondo tempo, che riande scherzando ha attaccato 5 volte e 5 volte a 5 di rimporta, 5 gol per Montagnola. Molto cinica la squadra ospite, che attacca ancora, poi perde il pallone, fallo sul numero 24 di Sistro, la calcio di punizione per la DLF, che ha da rimontare 4 gol se vuole almeno pareggiare la partita. Ne mancano 22 più recupero al termine, quasi 21, quasi che 21. Siamo al 19esimo, forse, di questa 19esima giornata di EIFA Super League. Pelliccioni, lancio profondo a cercare Gaston, che l'arpiona con il suo sinistro. Gaston va sul fondo, può anche crossare da lì. Non può farlo perché adesso viene braccato da due avversari, duplicato addirittura Gaston. E ti fa capire anche con che tipo di mentalità entri in campo. Una squadra che stai dominando a livello di risultato sul 5-1 e mandi in due uomini a pressare il portatore di palla, vuol dire che c'è proprio un'altra mentalità anche in campo.
attacca Pretelli sulla fascia sinistra, c'è cioè Gastone in sola posizione, non lo vede Pretelli, serve invece Frasca. Cross in rigore, anzi un cambio gioco perfetto in qualche modo. A Bagnara voleva arrivarci. Ha fatto quasi una sorta di tuffo, sembrava sì, la Federica Pellegrini della situazione in questo caso. E non è riuscita a arrivare. O della Tania Cagnotto, meglio Tania Cagnotto, sì, per far capire che comunque gli altri sport li seguiamo un pochino. Non seguiamo solo calcio, non siamo soltanto malati di calcio. Io, Leo Talusi e Nicolò Federico qui presente insieme a me. Qui rischia di uscire il Montagnola, però se la cambia in qualche modo sulla fascia sinistra può distendersi allora la prima in classifica. Guidi cambia ancora gioco su arrivo, uno dei migliori dei suoi, arriva due gol e un assist, diventa qua sul mancino, tira in porta, strozzato fuori. Poteva fare meglio sì, qui Riva, sì, perché era sul suo piede buono, infatti chiede scusa perché non ha neanche osservato che magari ci potesse essere qualche compagno che aveva dettato il passaggio, che aveva fatto il taglio alla diagonale, ma poteva anche rigore, magari Megaston recupera Privitera solo per qualche istante perché Riva serve in area di rigore. Guidi va ad esterno, anzi il numero 16, che poi scambia con l'attacco in dietro per Bentice, in qualche modo attaccato da Pelliccioni che poi cade a terra, l'arbitro fischia. A terra ancora Capitan Pellicci. Mentre è uscito Guidi, la numero 9. Sì. E credo non l'abbia sostituito con un'altra punta di peso. No, no, anche perché avevano soltanto due gambe a disposizione. Il Montagnolo, il terzo era il portiere, uno di questo centrale Basile che è entrato nel corso della ripresa, e l'altro è il fratello di Lattanzi, numero 17, in teoria un terzino destro. Adesso si stanno tutti sincerando delle condizioni di Pelliccioni, che poco fa è stato ubriacato di finte da Riva, e intanto è arrivato un gol dall'altro campo che è dietro di noi, credo che abbia segnato lo noi la chiamiamo, no lo Zoria. Ah, lo Zoria ha segnato. Lo Zoria. E c'è Shakhtar Zoria. Sì, il derby ucraino in quel dell'Atletico 2000, ma noi siamo al Monaldo Catena, loro sono qualche metro in più in là. In avanti la prolunga Gaston a cercare Pretelli, va via in mezzo a due, l'ultimo a toccare proprio Pretelli. Riviterra. Mentre qui è rientrato Panimolle, si è sentito letteralmente. Questo fa, mette anche fallo Panimolle, ben tornato in campo al numero 88, fallo sul numero 5 Gabrielli. La battuta adesso chi va per andare, andranno dietro probabilmente la Bardi sul punto di battuta. Va corto infatti da Primitera, prevedibile, telefonato quasi centralmente da Basile, la verticale cercare ancora Dentice, via in mezzo a due, perde il pallone e subisce fallo. Altezza della lunetta del centrocampo, qualche metro più avanti, calcio di punizione in zona offensiva per il Montagnola, minuto 63. Quindi abbiamo superato di quasi 3 minuti la metà del secondo tempo. Con l'attacco, la prolunga verso il numero 5 Gabrielli che subisce un calcione, il rumore si è sentito, e fallo di Panimolle. Credo che Panimolle sia rientrato in campo per dare un po' più di gamba alla partita, un po' più di agonismo. La punizione è pericolosissima, siamo spostati sulla centro-sinistra, all'altezza super giù, è quella della lunetta dell'area di rigore, 18-20 metri sul punto di barriera. E adesso Siclari ne deve mettere più di due in barriera. Perché qui alzi un pallone, già non sei un estremo difensore, il gol lo prendi. Vediamo un po' che cosa succede. Ancora Dentice a battere. Vuole la doppietta. Ne mette 5, 6. Anzi no, arriva col mancino. Fuori. È un tiro cross, non si è capito. Un secondo palo rimandato. Sembrava più una sorta di conclusione fatta male. Sì, esatto, è uscita malissimo. Ha calciato col sinistro, mi pare, Riva. Sì, perché è per questo. Da lì potevi anche andare col sinistro. Col destro, però, Ma anche Riva col sinistro, magari non la mandi sul primo palo, non la mandi sul palo del portiere, la mandi sul primo. Il primo, sì. Calcio profondo di Frasca, ci arrivano solo maglie bianche. Poi sulla seconda palla di Sabantonio, Pretelli, non ci arriva Cornetta, ci arrivano ancora i giocatori. È finita Shakhtar Zoria. Shakhtar Zoria. E credo abbia vinto lo Zoria. La Bardi cambia gioco sulla sinistra, splendido di testa per l'intervento del numero 89 a Bagnara.
Qualche protesta arriva dall'altro campo. Ma non ci deve interessare perché la Montagnola è quasi in zona d'attacco. Scambiano al limite i due giocatori della Montagnola, ne esce vittorioso però Pelliccioli che sbaglia, però lascia in avanti la Bardi, può anche calciare la sua terra, ci prova Siclari, la blocca con sicurezza in questo caso. Siclari, sì, bravo, sì. Non era facile perché i tiri dalla lunga distanza, esatto, sono sempre più difficili da calcolare se non sei un portiere. Schizzava, Termine si è buttato sul pallone, sì, l'ha stoppata, l'ha fatta su di San Bantonio sulla destra verso a Bagnara, può salire allora la DLF, cercare quanto ne gode la bandiera. Gol del probabile 5-2, perde il pallone però si è addormentata qui un po' la crasi del match mentre attacca sulla sinistra, ancora riesce a sfondare per qualche istante Pelliccioni, ancora l'ultimo muro baluardo della DLF, può partire da solo contro tutti, lancia in verticale a cercare il numero 91 Pretelli, scambia con Fiorio, bella palla per il numero 21 Dornetta che non aggancia neanche questa. Può ripartire allora il Montagnola, la fascia sinistra, si distendono gli ospiti, stoppa con il petto il pallone il numero 5 Gabrielli che ora sta giocando prettamente falso 9. Si torna indietro da Camerini che gira sul numero 21 Labardi, stoppa bene il pallone Labardi, può salire sulla quarta offensiva, si appoggia al numero 2 Privitera in avanti, sbaglia Privitera, può ripartire da Gastone, Panimolle, Fiorio, cercare Pretelli, bella palla per Cornetta, può partire Cornetta, esce dalla propria area di rigore però Carancin scivolata spazza il pallone. Bravo Caranci qui a leggere bene la situazione perché la DLF aveva creato un altro pericolo con tre passaggi, sì. E poi in porta, e mi domando a questo punto, te lo domando a te che sei qui con me, forse di calcio capisci anche meglio, come mai determinate squadre non iniziano in questo modo la partita? Niente, scusa Leo, perché attacca ancora invece Montagnola, poi perde un'ottima chance per il gol del 6-1. Effettivamente è vero, perché comunque l'abbiamo visto in questo match, le potenzialità per fare male la DLF ce l'ha. Ma mi chiedo perché ci sono così tanti problemi di approccio, soprattutto per le squadre di bassa classifica, ma ovunque, anche nel calcio professionistico, ne vediamo tante ogni giorno. Ogni giorno partite sbagliate e compromesse per errori di approccio alla partita. Tanto la Bardi serve Riva che entra ancora in rete di rigore, ancora passa Riva sull'esterno, la può mettere dentro, fermato, provvidenziale l'intervento, mentre stava per calciare la retta piccola, l'intervento di Frasca che poi subisce anche fallo. Era andato via per l'ennesima volta Riva e poi viene si è fatto campo, rimontare. Non ha voluto calciare subito perché poteva anche tirare subito sul palo del portiere, sul secondo, incrociare, aveva tanto spazio, la porta quasi libera, diciamo. Doppietta e assist per Riva. Giocatore straordinario, viene niente da campo, dire. Credo per il Montagnola. Le Sabantone perde palla, la recupera allora il numero 5 Gabrielli, punta tutto in area di rigore, scambia il pallone con il numero 8 Dentice che calcia fuori. Altra possibile occasione sprecata, sì, dalla sprecata, Montagnola, sì, sì. Chiaro. Adesso il risultato è acquisito, per carità. Però anche in vista delle partite successive o quello che si è visto nelle ultime settimane, tanti errori in fase di finalizzazione per una squadra che vuole vincere. Per Fiorio, Fiorio si alza la bandierina, lo scavetto poi di Fiore che aveva addirittura segnato. No, avrebbe segnato. Sì, sì, sì. 11 minuti al termine. Cambio, credo. DLF 1, no. Montagnola 5. Ripartito allora ancora il Montagnola con Labardi che scambia con Basile, la verticale ancora verso Dentice, Privitera aggancia il pallone ancora dietro per Labardi, si è abbassato ora Camerini a fare il difensore centrale, scambia con Dentice, verticale verso Ruggeri, spalla contro spalla con Di Sabantonio, perde il pallone ma guadagna la rimessa laterale.
verticale, buona la rimessa battuta da Ruggeri in qualche modo, poi incespica su se stesso, riesce a passare in mezzo a tre giocatori. La verticale non favorisce l'inserimento di un compagno di squadra, anzi perde la sfera ma guadagna ancora la rimessa laterale. Camerini di tacco la recupera il centrocampo in maglia blu. Frasco. C'è Gaston che è salito nella sovrapposizione. Frasca va da solo. Contro tutti Frasca. Ne supera uno. Il secondo è Primitera. Palla ancora a Frasca. E va via Frasca. Primitera si mette davanti a lui. Ancora il numero 90 contro il numero 2. Poi arriva. Che coraggio Frasca in questo caso. Bravo. Sì. Davvero molto bravo. Ha provato più volte ad avanzare con il fisico. Tanto Gabrielli in avanti ancora per Riva. Salvataggio provvidenziale. Eh sì. Con una scivolata provvidenziale. Insisto. Allungando il pallone verso il proprio portiere Sigla, di gara difficile questa, perché Sigla era anche in uscita. Esatto, rischiava di finire in controtempo. Sì. Cornetta, cambia gioco, in area di gol, l'aggancia bene Fiorio. Ma anche calciata lì, scambia con Gaston che la fa scorrere. Palla che arriva della disponibilità di Sabantonio, che la passa però a un avversario. Il tunnel. Il numero 5 Gabrielli, poi Ruggeri, poi riesce a passare ancora Frasca. Può anche calciare, alza lo sguardo Frasca, la verticale verso Fiorio, 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 Fiorio. Ancora fuori gioco, ancora fuori gioco. E infatti io mi domandavo perché avesse passato la palla in mezzo. Ma sapeva anche lui probabilmente di essere in fuori gioco, non c'è neanche la protesta, neanche timida. Quindi però c'è le possibilità, ce l'ha il... Sì, ma non lo mettiamo in dubbio. Anche che il Montagnola sta giocando molto in modo superficiale. Ha trovato 4 gol nel primo tempo, esatto. Ha trovato 4 gol in neanche 20 minuti. Esatto. Quindi è normale che giochi un po' per contenere le energie. Esatto. Però la DLF l'abbiamo visto che quando gioca palla a terra fa bene, è veloce soprattutto, perché ha dei giocatori potenzialmente anche rapidi. Cornetta su tutto. Ancora attacca Riva, ancora fermato da Bellicioni. E palla che scivola fuori. 8 minuti al termine più recupero. 1-5 per Montagnola, che però ha meritato. Il risultato forse è un po' troppo severo, però ha meritato, sì, di vincerla questa partita. La sta stravincendo e anche convincendo. Forse se fosse stata la Montagnola vista nel primo tempo, occhio, se fosse stata, concludo, la Montagnola dei primi 20 minuti, allora forse avrei potuto dire che questo risultato era meritato. Ma poi da quando è uscita la DLF, forse un risultato così pesante, un 5-1, comunque è tosto, sì, psicologicamente, sì, da portare avanti. Non lo meritava, perché la Montagnola ha fatto 5 gol, ma su qualche 5, occasione ne ha... Sì, esatto. Sì, i primi, quando ha fatto 5 gol aveva tirato 5 volte in porta, poi si è divorata anche altre occasioni. Gaston, cross, in area di rigore, di testa la sfiora un giocatore, e poi arriva il collo esterno di Cornetta, palla fuori, si va anche male Cornetta, pallone pesantissimo, ha preso di collo esterno. E lì ti fai male, una bella botta, poi se pallone bagnato, però almeno, come diciamo, sembra aver smesso veramente di piovere, io quasi non ci credo. Meno male. Meno male sì, possiamo fare le nostre interviste senza problemi. Problemi. E chissà chi sentiremo. Tu hai già un'idea su chi voler sentire, su chi voler da chi voler estrapolare qualche parola alla fine della partita? Uno da una parte e uno dall'altra. Man of the match da una parte e dall'altra. Sì, sono d'accordo. Intanto prova Gaston. Sorta di cross quasi. Esatto. Chiede anche scusa ai compagni. Sì, la prende malissimo. Calcia forse quasi l'aria. Tra terra e aria ha, sì, calciato. Poi il pallone è arrivato dopo come conseguenza. Però ci avviciniamo molto, molto alla fine, ecco. 4-6 minuti quasi alla fine del match. Riva. Riesce ad andare via il numero 16, Lattanzio, che poi guadagna ancora la rimessa laterale, l'ultimo a toccare è stato Pellicioni. Primitera. Sul punto di battuta, scarica in dietro da Lavardi e gira sul numero 6, Basile. Camerini la prolunga verso Lattanzio, un arrivo per il numero 16, ancora palla a Camerini, attaccato dal numero 21 Castan, Cornetta, lancio sulla sinistra dove può correre Ruggeri, la finta del cross contro Pellicci, Ruggeri ancora che passa, il cross con il destro, secondo palo con la testa, la
spazza fuori solo per un istante, Privitera va sul mancino, può tirare da lì anticipato per all'inizio del tiro da Frasca, poi arriva comunque alla conclusione in qualche modo fra l'intervento di Siclari. Ha provato Dentice. Sì, la palla gli è quasi rimbalzata davanti al petto, sì. Poverino. Rischia di fare una frittata. Perché la palla ha rimbalzato, ovviamente il terreno è scivoloso, è caduto fino adesso. Attacca ancora Frasca. Più vivace dei suoi, anche allo stesso tempo Frasca. Sì. Bella palla per Gaston. Entra in area di rigore Gaston con il destro a rientrare. Poi va col mancino. Al limite, prolunga. Di Sabantonio, Cornetta può calciare con il destro. Cornetta! Sarà divorato anche questo. Incredibile. Sì, ma questa diventa la quarta, sì, occasione nitida per la DLF per segnare almeno il gol della bandiera. Sembrava dall'inquadratura, perché io la stavo seguendo dall'inquadratura, sembrava avesse preso la traversa. Sì, è vero. La palla, credo fosse sorvolata, l'avesse già sorvolata la bar, come la chiamano in the crossbar, come la chiamano in Inghilterra. Mentre c'è un giocatore a terra della Montagnola. Sì, che era rimasto a terra nello scontro precedente, perché poi è stato aperto il pallone, sì, dopo, da quello scontro lì, da quel rimpallo vinto dalla DLF. Pallone poi dentro l'area di rigore. Con Cornetta che non calcia prima, non calcia mai prima, sì, vuole sempre, aspetta sempre un tocco in più, Ornetta. Esatto, perde un tempo di gioco che può essere fondamentale, perché magari calci subito, spiazzi anche il portiere. Mentre perché il portiere del DLF abbandona la panchina. Credo abbia campo, freddo. Credo abbia abbastanza freddo. La partita è quasi finita, mancano 3 minuti e mezzo. Esatto. Credo ci sia anche poco da vedere, forse. Sì, no. Mi sa che non ce la fa il giocatore contuso. Viene portato a braccetto. È il 16. Sì. Giusto? No, è il 16 che sta portando a braccetto, lo sta, sì, scortando. Vediamo se sembra il 17. Sì, sono i due fratelli, Lattanzio. Eh sì. È anche una bella scena questa da vedere. Due fratelli che si scortano a vicenda. Il maggiore magari che scorta il minore verso la panchina. Fallo, perché Zoppi che ha vistosamente Lattanzio, il numero 17. E infatti hanno chiesto il cambio. Tanto sono cambiati gli avversari, gli opponenti, gli opponents nella partita dietro di noi. Adesso però si riprende a giocare con il possesso Montagnola. La Bardi, di là sulla sinistra. Ancora Cornetta, recuperare il pallone. Bravo qui Cornetta, numero 21, e poi scivola a terra. Inspiegabilmente. Ruggeri. Inciampa sul pallone. Camerino gira sul Privitera, scambia ancora i due. Labardi in avanti, può salire Gabrielli, lancio verticale dove però non c'è nessuno in maglia bianca. Ma gliela sporcata, sì, qui il centrocampista ha fatto un recupero Panimolle, importante, sempre Panimolle, sempre l'ultimo a mollare. Sempre dopo un primo tempo difficile, nel secondo tempo si è riscattato in maniera esemplare. Complimenti a questo ragazzo. Frasca, desisto ancora. Frasca, 2 minuti alla fine, intanto 2 minuti al termine. Frasca va alla verticale, anticipato da Labardi. Può ripartire allora Gabrielli, si dimentica del pallone, ci arriva il numero 16, entra in rigore contro 4, passa, va giù, calcio di rigore, nettissimo. Fallo sul Lattanzio di Pelliccioli, se non sbaglio, è entrato nettamente sulle gambe dell'avversario. Allora sul punto di battuta andrà proprio Lattanzio, se non sbaglio. Sì, sembra Lattanzio. Sì, subito il fallo lui, sì, il numero 16. Minuto 70, a un minuto dalla fine. Va Tanzio, buca Siclari. 6-1 per il Montagnola. Anche Lattanzio si iscrive alla lista dei marcatori. Il quinto per il Montagnola. L'arbitro anche qui con un minuto d'anticipo. Nel corso del primo tempo fischia prima, ma qui addirittura di un minuto. E allora quindi dal campo dell'Atletico 2000
è finita DLF Montagnola con la debacle della DLF, perde 6-1 contro la Montagnola. Ora il Montagnola è primo in classifica, aspettando domani il Maccabi che recupera Maccabi la sua partita domani, esatto, contro la Lokomotiv. Vi invito a seguirla con me in telecronaca dal Trastevere Stadium, speriamo non piova. Un saluto e grazie quindi da Nicolò Federico e Leo Talusi. Ciao, e ci risentiremo alla prossima partita. Grazie ancora a tutti.